a tutte quante. Oggi andremo a creare di nuovo un tutorial che io ho già inserito anni fa. E perché lo sto rifacendo? Semplice. Perché gli orecchini rinascita anni fa li ho creati con un video fotografico e oggi invece inserirò con un piccolo particolare un poco diverso un video normale registrato. Eccolo qui, adesso vi faccio vedere quelli vecchi. Eccoli qua. Allora, mettiamoci così. Ecco qua. Questo è quello vecchio. E come vedete qui l'acciaio, vedete qui, è già con i fori, erano 9 fori. Ecco, mi intreccio sempre. Oggi invece andiamo a riprodurre questo. Con un anello d'acciaio sigillato e chiuso, non è aperto da nessuna parte. E questa è stata un'altra prova. Vedete, questa qui avevo questo fiorellino in acciaio e ci ho provato ed è molto simile a questo qui. Ma il disegno, come potete notare, è uguale, cambia. Vabbè, questo era un filo 0,70, questo è un filo Silon 0,50 e questo è un laminato, sì, un laminato 0,50 che è un poco più fino del Silon, ma di poco. Allora, perché andiamo a ricreare lo stesso? Per farvi notare. E poi ci sarà un terzo video perché questo video tutorial lo taglio per in due parti perché sennò sarebbe troppo lungo. Ci sarà un terzo video dove vi farò vedere un'altra prova sempre creando questo disegno qui. Come potete notare, chi non ha questo tipo di acciaio con i nodi, come vedete, lo può creare così. Se non è questo, hai una filigrana. Oppure il terzo è una sorpresa che è ancora più semplice che tutti quanti abbiamo in casa, chi fa il macramè naturalmente. Allora vi invito a riprodurli perché mi è stato richiesto con mille difficoltà naturalmente perché non si aveva questo, però come potete notare tranquillamente più o meno il disegno è rimasto uguale senza troppi cambiamenti, ecco. Ok, adesso vi lascio al tutorial. Vi mando un bacione. Ciao ciao, alla prossima. Ciao. Vieni qui. Dai, su, su. Vieni, tutorial, vieni. Vieni, 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 vieni. Ciao. Andiamo a creare il cappio doppio. Prendiamo il filato, lo dividiamo a metà. Prendiamo dall'altro lato, passiamo sotto e questo in mezzo così. Ecco, ora per fare il cappio doppio prendiamo il lato sinistro, passiamo in mezzo, qui il cerchio. Ed ecco, adesso prendiamo quest'altro lato, uguale, passiamo sopra, sotto, nel mezzo, ed ecco il cappio doppio. Andremo ad inserire altri 8 fili, dovranno essere in totale 9 fili. Allora, adesso prenderemo, divido, ecco qui, facciamo che divido un attimo i filati per farvi comprendere meglio. Ecco, questo era un lato, questo era un l'altro, 9 fili da un lato, 9 fili dall'altro. Adesso prendiamo questi 3 fili che andranno a comporre, come vi sto facendo vedere, il nodo cordoncino classico attaccati e questo
naturalmente sarà il porta nodi. Ecco qui, andiamo a creare, aspettate, distanzio almeno così potrete vedere meglio. Vedete, questo è sopra, questo è sotto. E andiamo a creare il primo mezzo nodo, vedete? Ecco qua, primo mezzo nodo, secondo mezzo nodo, che come vi ho sempre detto si formerà il nodo cordoncino, e lo blocchiamo. Prendiamo il secondo filato, primo nodo, mezzo nodo, scusate, secondo, eccolo qui, e lo blocchiamo. Prendiamo il terzo filo, uguale, uno, e, ops, due. Io nel filati, questi, i primi quattro, questi che vedete, 1, 2, 3 e 4, ho inserito tre mezzi cristalli piccolini, come potete notare. Adesso andiamo a creare questo lavoro. Prendiamo altri due filati da lavorare, però blocchiamo questo così il lavoro si vede. Inseriamo qui un mezzo cristallo. Lo facciamo scendere, eccolo, e creiamo in questo punto di questi due filati il nodo cordoncino base come abbiamo fatto fino adesso. Uno, e andiamo a bloccare, due, e si blocca. Il secondo filo uguale, 1, 2, e blocchiamo. Prendiamo altri due fili, inseriamo un altro mezzo cristallo, eccolo qui. E andiamo a fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto precedentemente. 1, 2. Prendiamo quest'altro filato. 1. E 2. In questo caso è rimasto solamente un filo, perché siamo, questo è il nono filo. Facciamo scorrere l'ultimo mezzo cristallo, eccolo qui, e andiamo a chiudere. 1 e 2. Blocchiamo, e questo lo metteremo qui dritto per dritto. Adesso la lavorazione la vedrete un po' storta, comunque ecco, si prendono i, ecco, con lo spillo adesso resterà più ferma. Poi, se non contente, andremo sempre, come dico io, però a inserite i spilli magari a 45 gradi, mai dritto per dritto, che mantiene il lavoro, a mio avviso, più tenero. Come prima, prendiamo i quattro filati, che poi sono i quattro filati con inseriti tutti e quattro i filati con i mezzi cristalli. Ecco qui, e andiamo a lavorare il portanodi, che è il primo filato,
E con questo andremo a creare, scusate, vi faccio vedere bene, questo, il portanodi. E con questo andremo a chiudere, vedete? Quest'altro lato, sopra, questo è sopra. Uno, andiamo a creare il secondo. Due. Ops. Eccolo qui. Ce l'abbiamo fatta. E lo blocchiamo. Prendiamo il secondo filo. Questa portanodi sopra, passa sopra. Vedete, eccolo qui. Adesso anche questo passa sopra. Un 4 al rovescio. Uno, eccolo qui, due, e lo blocchiamo. Prendiamo il terzo filato, uguale, passa sopra, e poi questo di conseguenza passa sopra. 4, al contrario, facciamo uno. E lo blocchiamo. Adesso prendiamo i due filati come prima, facciamo scorrere un mezzo cristallo e andiamo a creare sempre il nodo cordoncino, sempre sopra, e poi questo passa sopra, uguale a prima. Uno, due, scusate, ecco qui. Questo andiamo a formare come prima, vedete? Uguale. Uno, due. E le andiamo a bloccare. Facciamo scorrere un altro mezzo cristallo. Prendiamo i due filati, andiamo a lavorarle il primo in ugual modo come prima. Ecco qui, due. Andiamo a lavorare il secondo filato, sempre questo sopra, poi questo lo passa sopra ancora, formiamo il 4 al contrario, uno, lavorate, mi raccomando, vicino all'acciaio, vedete? Tutto paro, e questo andiamo a fare il secondo nodo. Adesso scorrerà l'ultimo mezzo cristallo e andiamo a lavorare con il nono filato. Eccolo qua, sempre sopra. Facciamo scorrere bene. Eccolo qui. Sempre un 4. Passerà sotto. Eccolo qui, e due. Adesso fermiamo la lavorazione anche da questo lato, come ho detto io, con i spilli, cercate di inserirli di sbiego, 45 gradi, eccoli qua, così la lavorazione resterà più ferma e andremo a chiudere questa lavorazione con i due i noni fili, il numero nono.
questo qua, gli ultimi. Adesso si può fare, io creerò una volta da un lato, una volta dall'altro, adesso andremo a vedere con calma. Adesso chiudiamo, semplicemente è un nodo cordoncino, uguale, classico nodo cordoncino. E andiamo a chiudere. Eccolo qua, vedete? Ecco, uno. E due. Questa è la fine della prima riga. Come vedete già ho diviso il filato. Adesso andiamo a creare la stessa identica cosa come abbiamo fatto con la prima fila. Il portanodi, il primo filato e andiamo a creare il nodo cordoncino come nella prima fila. Io andrò un po' più, poco più veloce, giusto per farvi vedere come si forma il nodo. Mi raccomando, guardate sempre le mie mani. Vedete, io non lascio mai la mano destra, sto lavorando con la mano sinistra, non lascio mai il portanodi, lavoro solo con la mano sinistra. Visto che il lavoro mi balla un pochettino, io andrò a bloccare nella seconda fila, così ballerà molto di meno. Adesso ripetiamo. Vedete, ho lavorato i tre fili, adesso inserisco il mezzo cristallo, prendo i due filati. Come potete notare, vedete qui il mezzo cristallo non è paro con il primo, è giusto che sia così, deve essere spostato all'ingiù. Adesso andiamo a prendere il secondo, lavoriamo. Prendiamo. Eccolo. Adesso scendiamo, vedete, come se ci fosse uno scalino, giusto? Adesso prendiamo il secondo mezzo cristallo, prendiamo altri due filati da lavorare, e due, e lavoriamo. Lavoriamo sempre attaccati alla parte superiore e sempre molto vicino al lavoro, come faccio io. Adesso prendiamo l'ultimo filo, eccolo qui, lavoriamo qui vicino, non sotto, qui vicino, e chiudiamo la parte sinistra. Vedete, io mi sposto per chiudere bene la lavorazione attaccata al lavoro precedente. Adesso andiamo a lavorare la parte destra. Anche qui ho sistemato già tutto il filato per farvi vedere bene la lavorazione. Prendiamo il nostro portanodi e adesso non lo lascerò più nella mia mano sinistra e lavoriamo con la mano destra, uguale come prima. Vi faccio vedere un po' più lentamente. Prendiamo il secondo filato. Vedete, guardate sempre le mie mani, sempre vicino alla lavorazione, mai troppo sotto, più vicino possibile. Adesso lavoriamo il terzo, ecco qui, e blocchiamo bene la lavorazione. Se non riuscite, magari
con unghie col dito appoggiate. Facciamo scendere il primo cristallo, prendiamo i due filati e andiamo a lavorare. Uno e due. Io, essendo mancina, ho problemi a lavorare con la destra. Uno e due. Anche se c'è un piccolo spazietto come in questo caso, ma non è colpa vostra, ma naturalmente è lo scalino di mezzi cristalli, eh? Non vi preoccupate, lavorate più vicino possibile. Ecco, io mi stavo dimenticando di far scendere il mezzo cristallo. Eccolo qui, e andiamo a lavorare i due filati, uno e due. Lavoriamo quest'altro. Guardate la mia mano come si è spostata verso sinistra, proprio per attaccare la lavorazione a quella precedente di fila, vedete? Scende l'ultimo cristallo e prendo l'ultimo filo. Oops. Eccolo qui. Spostate, in questo caso a me conviene questo qui per bloccare la lavorazione, così ballerà poco. Ecco qua, vedete? E adesso andremo a chiudere questa parte lì in mezzo. Noi prima abbiamo chiuso da destra verso sinistra, adesso faremo il contrario. Ma è una lavorazione che piace a me, potete chiudere tutti da un lato, però a me piace alternare. Ed ecco, chiusura, e andremo a lavorare adesso la terza fila qui a sinistra. Dividiamo il filato e andiamo a lavorare a sinistra. Andiamo a preparare la terza fila, sempre tre filati e il quarto, il primo, come portanodi, e dobbiamo ripetere come nelle prime due file. Ecco qua, vedete? Sto facendo leggermente più veloce. Ormai avrete imparato. Facciamo scendere il cristallo, lavoriamo altri due filati, io mi sposto con la mano verso destra per attaccare bene la lavorazione. Ci sarà sempre uno scalino qui, dopo vedrete nelle fotografie, ma non vi dovete preoccupare. Scende un altro cristallo, lavorazione, guardate la mia mano destra, non lascia mai il portanodi, ultimo cristallo. Ed ecco, abbiamo terminato la terza fila. Adesso dividiamo. Ecco, come al solito, il portanodi e i tre fili. Uno. Due qui e poi andiamo al terzo.
Scendiamo, facciamo scendere sempre per mezzo cristallo e lavoriamo altri due filati. Uno. Sempre mi raccomando, due nodi per bloccare la lavorazione. Scenderà un altro mezzo cristallo. Prendiamo i due. Ecco qui. Aspettate, così non la, per vedere bene la lavorazione. Guardate come sale la mia mano sinistra per sempre per attaccare, vedete? Ecco qui. E prendiamo l'ultimo filo della chiusura. Ecco qui. Ops. Più si va avanti con la lavorazione e più si incroceranno i fili entrambi i lati. Ecco, e andiamo a chiudere. Devo spostare per farvi vedere, ecco, più o meno. E andremo a chiudere la lavorazione. Abbiamo fatto una volta a destra, una volta a sinistra, adesso torniamo a destra. Il filo di destra, intendo, eh? È finito il terzo giro. Andiamo a crearne il quarto, a creare. Adesso andremo a lavorare per la quarta fila, sempre identico, 4 fili, cristallo, 2 fili, cristallo, 2 fili, cristallo e un filo. Ecco qui, se velocemente, ormai la lavorazione l'avete compresa, scusate, ecco qui, mi ero distratta e ho tirato un po' troppo, dovete pigiare, ecco così, e non all'insù quando chiudete, ecco così, così. E si uniscono i nodi, attenta a non far incurvare la lavorazione, deve restare piatta. Ok, prendiamo un cristallo, due filati, qui ho inserito per errore, eccolo qui, per errore anche l'ultimo, due filati, mezzo cristallo. Ops, già era sceso, scusate la distrazione. Eccolo qui. Mezzo cristallo. Altri due filati. Io cerco sempre, notate, andare sempre verso, per aggiungere qui, ecco qui, e ultimo filato, ecco qui. Adesso andremo a creare la parte destra. Scusate, eccolo qui perché mi dà fastidio la lavorazione.
Vedete? Appiattite sempre la lavorazione con il dito. Mi raccomando che resti piatta. Prendiamo due filati e si continua. Mezzo cristallo, altri due filati, ops, ecco qui, e l'ultimo. Con l'ultimo filo. E andiamo ad alternare come abbiamo fatto nei quelli scorsi proprio. Ecco. E abbiamo terminato in questo momento l'inserimento dei mezzi cristalli al primo orecchino o ciondolo. Io sto creando degli orecchini in questo momento.